Sì, Sì. per la gara come mi E comporto. le scarpe credo da gara. L'hai già detto? Fammi leggere la domanda. Max, non sei stato chiarissimo. Ciao ragazzi, spero tutto bene. In questo momento molto difficile per l'Italia e per il mondo, spero che siate comunque sereni. Come avete visto dall'introduzione, non è davvero bello farsi rimproverare dal miglior amico della corsa. Credo che in questi giorni abbiate qualche minuto in più di tempo. Vi consiglio di leggere questo bellissimo libro di Harari, un filosofo israeliano che ci parla delle 21 lezioni del XXI secolo, che può sicuramente permettere di considerare tutto in prospettiva. Come dice Harari, clarity is power. Per quanto riguarda le scarpe, ci hanno chiesto nei giorni scorsi di rispondere alla domanda: ma quanto una scarpa in realtà dura? La domanda è molto complessa, ma cercheremo di dare una risposta abbastanza scientifica, tra virgolette. Per valutare la durata di una scarpa dovremmo scomporre il problema in tre parti principali. Pensiamo comunque per ora solamente alla scarpa, non tanto all'atleta che la utilizza. Prendendo per esempio le Pegasus Turbo 2, la tomaia, l'intersuola e la suola sono i tre componenti che devono essere considerati nella valutazione. Stimare la durata della tomaia è davvero complicato. Che si tratti della parte mesh oppure dei supporti sintetici, tutto è interconnesso. Quello che io tipicamente definisco come l'armonia del design della tomaia influenza sensibilmente eventuali rotture premature. Fondamentale è la flessibilità della tomaia ed anche lo spessore della stessa. Le due cose ne influenzano sensibilmente la durata. Inoltre, l'attrito tra i materiali e l'assenza di punti di pressione ha una rilevanza enorme sul rischio di rottura. Per esempio, se l'alluce frega contro la tomaia, in caso di mancanza di una fodera interna e soprattutto di una tomaia molto sottile, è possibile e più probabile che ci siano rotture sull'avampiede. Con le nuove tecnologie di tomaia è sempre più raro vedere una tomaia rompersi, ma molto spesso il problema deriva dal fatto che il podista amatore compra una scarpa troppo stretta. Più la scarpa è stretta, più il rischio di rottura aumenta, anche a causa di quello che vi ho appena detto. Quindi il nostro consiglio resta sempre quello di provare le scarpe e nel caso in cui le compraste via internet trovate un distributore che vi consenta eventualmente di restituirle. Per quanto riguarda l'intersuola, la durata dipende fondamentalmente dalla mescola e dalla densità della stessa, dura piuttosto che morbida. Le nuove tecnologie in poliuretano sono sicuramente più durevoli rispetto all'EVA, che è la tradizionale mescola in etilene e vinile acetato. Stesso discorso vale per il Pebax nella versione fast di Reebok oppure il React, che usa però un polimero in gomma sintetica. Ma il modello Nike Epic dureranno di meno per varie ragioni che spiegheremo in una prossima recensione. Per quanto riguarda la tradizionale mescola in EVA, la durata dipende fondamentalmente dalla sua morbidezza. Più dura, maggiore sarà la durata. Ovviamente, come dice Andrea nelle sue recensioni delle Saucony, se la scarpa è dura non necessariamente è così confortevole da essere utilizzata per a lungo tempo. Veniamo invece alla suola. Prendiamo per esempio le Adidas Prime. Potreste avere una tomaia perfetta, un'intersuola super ammortizzata, ma se il contatto con il terreno rende il battistrada super sottile, il comportamento della corsa dopo poche centinaia di chilometri perderà il suo grip. Ma quindi da cosa dipende la durata del battistrada? Anche in questo caso parliamo fondamentalmente di tre aspetti. Il primo punto è il materiale nella gomma. Più la gomma è dura, maggiore sarà la durata. Però per mantenere e ridurre il peso in alcune scarpe, a volte si è scelto, soprattutto sull'avampiede, di ridurre la quantità di gomma e sostituirla con una gomma più soffice, che ovviamente avrà un impatto sulla durata stessa. Il secondo punto è la geometria del battistrada. Un profilo più piatto tenderà a durare di più rispetto a una scarpa con una geometria variabile. Per esempio, le alette laterali tenderanno a durare di meno, soprattutto in funzione della vostra biomeccanica di corsa. Se avete visto il video delle Pegasus 36, avrete notato che anche Andrea, che ha una biomeccanica abbastanza ottimale, tende a consumare abbastanza rapidamente la parte esterna della suola. Ma un terzo fattore è importante da considerare, ossia come suola e intersuola interagiscono tra di loro. Un esempio classico è chiaramente quello delle Pegasus Turbo 2, che utilizza sì uno strato sottilissimo di gomma,
che però si flette davvero in simbiosi con l'intersuola, consentendo infatti di aumentarne la durata. Infine, l'abbiamo già detto, tutto dipende anche dall'atleta. Ma prima di parlare delle caratteristiche dell'atleta, sentiamo l'opinione di Andrea, a cui abbiamo chiesto 4-5 cose e vediamo cosa ci dice dal suo giardino di casa. Ciao a tutti, ciao Max. Allora, quando cambiare una scarpa da corsa? Molto soggettiva come domanda. Io di solito mi tengo 700 km, 800 km. Quando arrivo a 700 km valuto, quando incominciano a darmi dei problemi alle caviglie o alle ginocchia, è il momento giusto per cambiarle. Invece le scarpe a due, durano molto di meno, o almeno sulla mia persona durano molto di meno. Personalmente le porto ai 400, massimo 500 km, poi dipende sempre un po' dalla scarpa. Le Skechers Goran che sto usando adesso, sono arrivate praticamente a fine vita ai 400 km. Le Kinvara che avevo ai tempi, le 8, mi sono durate al massimo 400 km, lì poi mi ha lasciato la tomaia prima che l'ammortizzazione della scarpa. Fondamentalmente la scarpa la cambio sempre in base ai dolorini che mi sento sulle articolazioni. Comunque ripeto, 400-500 km per una 2, 700-800 km per una 3. Io ho sentito qualcuno che le porta anche fino ai 1000 km, io personalmente non me lo sento. Scarpe da gara, di solito uso sempre delle A1 super leggere, vado sempre a cercarmi delle scarpe molto molto leggere. Adesso sto usando le Zante Solas di New Balance, sono una scarpa leggerissima, 160 grammi circa. La durata di quelle scarpe lì però è indecente, io sono a 160 km e già ho visto che la suola mi sta lasciando e sento la scarpa un po' scarica, che mi dà già qualche problemino. Sicuramente le porterò ai 200 km, se riesco anche ai 250 km, e diciamo che una vita media di una 1 sono 250 km, 400. Queste qua stanno a livello più basso. Tipo le Adios di Adidas le avevo portate fino ai 400 km senza problemi. Poi mi hanno incominciato a lasciare un po' le suole che hanno incominciato a perdere la suola Continental e quindi ho deciso di cestinarle. Le Streak di Nike, loro un pochino più ammortizzate, quindi mi sono durate un po' di più dei 300-400 km, forse le avevo portate quasi ai 500. Però comunque la vita di una 1 è molto più breve di una 2, che è molto più breve di una 3. In gara, diciamo per le gare importanti, mi tengo la scarpa nuova, per le gare che faccio per diletto, invece uso le scarpe che sono quasi a fine vita. Quindi nelle gare importanti uso quelle nuove e poi le finisco nelle gare un po' meno importanti. Discorso a parte per le Vaporfly, che quelle le sto centellinando, so che durano pochissimo, pochissimo tra virgolette, 250-350 km come reattività, però dato il costo le sto usando solamente nelle gare davvero importanti che faccio per il tempo. Le ho usate in pista, le uso per le gare in pista, mi trovo da Dio, piuttosto che le chiodate delle A1 super leggere, perché mi lasciano la gamba comunque reattiva fino in fondo alla gara. Cosa ne faccio delle scarpe da gara che non uso più? Dipende. Quelle che mi piacciono tanto, certe scarpe le compro perché le voglio provare, certe scarpe le compro perché mi piacciono esteticamente. Ho un paio di Pegasus 34 di versione limitata di Mofara, le sto usando ancora adesso per andare in giro a camminare. Le Pegasus 36, quelle verdi, mi piacciono, le sto usando anche loro per camminare, per andare agli allenamenti dei ragazzi a basket. Le altre scarpe invece cerco di darle a chi ne ha più bisogno qua nella zona che conosco, oppure le do ai punti di raccolta che so che le portano tipo in Kenya per farle usare ai ragazzi che non hanno la possibilità di comprarsi.
quante e quali scarpe per una maratona? Direi sicuramente 3 se facciamo una preparazione di 3 mesi, poi dipende anche dai chilometri che fate. Da valutare nell'ultimo periodo di avere una scarpa nuova da usare in maratona, magari una che avete già usato, che avete provato per almeno 30-40 km. Come vi avevo già detto, a me piace usare delle scarpe nuove in gara, quindi io direi una scarpa 3 per fare i lunghi, i lenti, i lavori a ritmo maratona, magari più lunghi da 26-30 km, mentre una 2 per fare dei medi un pochino più spinti e dei lavori sulle ripetute più brevi. E poi valutate voi la scarpa da usare in gara. Se usate una 3 comunque vi consiglio di provarla prima e di averne una abbastanza reattiva che vi porti alla fine della gara senza problemi. Ciao! Eccoci ritornati qui, solo due piccoli punti da considerare non sulla scarpa ma sull'atleta. Ovviamente a parità di scarpa ulteriori fattori giocano un ruolo importante. In primo luogo il peso: durerà di più una scarpa affidata a un podista di 60 kg che a uno di 90. Inoltre la biomeccanica di corsa, in funzione di come correte, dei passi che fate, avrete una durata maggiore o minore rispetto a quella invece di un podista diverso da voi. Infine, la cura della scarpa stessa piuttosto che la scelta del terreno dove correte ha un'influenza sul comportamento e sulla durata della scarpa stessa. Se ne potrebbe parlare per ore, ma per ora ci fermiamo qui. È davvero complicato decidere quando cambiare una scarpa, a meno di usare dei sensori come per esempio Stride piuttosto che Nascribe, che vi forniscono delle informazioni dettagliate di biomeccanica di corsa che vi daranno indicazioni rispetto a come una scarpa si comporta all'inizio della sua vita utile piuttosto che alla fine. Come ha detto Andrea, l'esperienza è un fattore determinante. Noi sposiamo davvero il suo consiglio: cambiate un'intermedia dopo 400 km, una A3 dopo 700 o 800. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete mettete like, se avete delle domande sempre qua sotto. Nei prossimi giorni parleremo ancora di scarpe da corsa e se riusciamo faremo una recensione ovviamente nel mio giardino di casa rispettando le regole del governo. Ciao e a presto!